Vai. Allora, adesso dobbiamo sacrificare alcune carte perché non possiamo potenziare tutte le tre carte elite, non abbiamo proprio le potenzialità per potenziare tre carte elite, ma dobbiamo sacrificare qualche deck. Allora, di conseguenza io mi terrò il misto, i dadi viola e Garuda per ora, quindi potremmo sacrificare questo no, ma la Fenice e Vlad, potremmo tranquillamente sacrificarli, cioè nel senso invertirli, e pensavo anche a Cinderella a questo punto, perché mi volevo fare 1, 2, 3, anche se alla fine Cinderella potremmo usarla nel deck, perché se voglio fare blu-giallo, magari Cinderella può essere comoda, però non è detto. Allora, quindi, subito, subito, fresco, fresco, andiamo a invertire cose. Aspetta, prima di tutto se andiamo a prendere le gemme che servono. Allora, qui ci hanno dato 11 formaggini. Io direi di a questo punto di usarli, sti formaggini. È inutile che tanto a marzo scadranno. Tanto vale toglierli. Poi, facciamo così. Invertiamo Vlad. Mi dispiace un po', però ormai ha fatto il suo tempo. Voglio provare questa carta qui. Voglio provare questa. Quindi cambiamo con il cesto. E addio Vlad. Via. Ok. Poi, ovviamente, cambiamo anche la Fenice. Diciamo che non è che l'abbiamo sfruttata al 100% sta Fenice, però non è che ci è piaciuta più di tanto. Allora, non ho mai usato Dorothy, quindi non lo so, però ho usato lui. Lui sicuramente l'ho usato, potrebbe essere interessante. Vediamo un po' che succede. Anche Dorothy voglio usare. Cambiamo. Olè. E poi l'ultima. Io non lo so, però vorrei tenermi la Cinderella perché se la metto dentro magari potrebbe essere utile. Non lo so se è utile o no. A sto punto dovrei potenziarmi un'altra Elite. Vediamo che succede. Vediamo se ho i potenziamenti, prima cosa. Vediamo, 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 vediamo. Allora, Dorothy. Vediamo che succede. Dove arriviamo? Magari ce la potenzieremo col tempo. Siamo già a 5. 6. 7, praticamente abbiamo finita. Cavolo, 1000 di questi. Vabbè, ce la teniamo a 7, anche se alla fine 2 di magia non è male. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare quegli oggetti da qualche altra parte. Tipo negli obiettivi torneo. Vediamo un po' quanti ne posso prendere. 80. 80, che ce famo con 80? Ne dobbiamo 1000. Vediamo nell'arena. Che già l'ho comprati, quindi niente. Una volta nell'arena ho comprato tutto. Vabbè, aspetteremo. La teniamo al 7 e vediamo che succede. Allora, ovviamente ci scrivo blu-giallo prova. Blu-giallo prova. E vediamo un po'. Vediamo un poco che succede. Allora, partiamo dalle carte elite. Lasciamo così, dai, livello 7. Chi se ne frega? Ci abbiamo una skin di lui? Davvero? Ah, sì. Ci abbiamo questa. La skin con lo scettro particolare. Dorothy, abbiamo la skin? No, non c'è nessuna skin Dorothy. La usiamo così. Vabbè, livello 7, dai, ci sta. Ci
Poi ovviamente se dobbiamo usare magia, dobbiamo mettere tutto quello che è magia. Quindi questa sicuro, questa ni, non lo so, questa non lo so, non è che sono tanto utili, questa sicuro. Proviamo a tenerci questa, magari sì, può essere utile. Non ce l'ho potenziata al massimo, come vedete, eh? Ce l'ho 4, ma dovrebbero bastare. Poi vediamo un attimo che deck vogliamo fare, quindi la soluzione magari sicuro è contro magia per forza, ce lo dobbiamo avere, che se no ci facciamo il botto sicuro, contro magia sicuro. Quindi questa ci deve sta e pure questa non sarebbe male, questa è nuova. Dobbiamo andare a vedere un attimino. Più che altro come sviluppa il deck. Guarda quante ce n'ho nuove che non so neanche che cosa faccio. Più 3 di magia, meno 2 di più 3 di magia, meno 2 di magia avversario. Costa 3 però. Allora, di sicuro dobbiamo mettere quella riflesso magico che costa 2. Questa riflesso magico, sì, però è da fa, cavolo. Vabbè, teniamola in considerazione, vediamo un attimo. Questo è per riflesso magico. Ci sarà qualche riflesso magico? C'è questa, che è abbastanza facile da fa, costa 2, ce la facciamo, dai. Per provare, poi magari cambieremo qualcosina. E comunque dà una difesa, non è male. Andiamo leggeri per adesso, poi vediamo di. Vediamo come gira il deck e quello che mi viene in mente. Quello che ci viene in mente più che altro. Anche questa potrebbe essere interessante. C'ha comunque costa 2, c'ha riflesso magico e difesa da magia. Alla fine sto a mettere tutto riflesso magico. Se ti capita uno che ti attacca invece che gli fai, ci pilipizze. Questa anche è interessante. C'ha riflesso magico e. Questo qui, riflesso, cioè rispecchia Magic Blast, che attacca di lato, che non è male. Vabbè, teniamoci magari l'aumento magia, senza sta a fare troppi giri. Che questa col pinguino non è male. Vabbè, magari teniamoci queste qua. Mi porto questa che comunque magari col pinguino può avere una piccola chance che aumenti. Questa ritorna in mano, pure questa non è male. Magic Cube che ritorna a mano, che ritorna a mano. Dipende dal leader poi, eh. Dipende dal leader, come questa pure è abbastanza semplice, c'ha difesa, rompi difesa, però se uso magia devo usare qualcosa con magia. Non difesa. Vediamo un po'. Questa la nasconde. Questa cominciano a costare 3. Non so, sono un po' strane queste cose. Cioè, questa pure c'ha contromagia. Questa pure c'è già contro magia. Dovrei vedere, magari sono alcune carte che non ho. Questa anche potrebbe essere comoda, però devo. Magari ce l'ho anche i potenziamenti per farne una, almeno una. Potrei farla. Allora, andiamo a vedere che carte. Di che carte ho bisogno. Magari ci sono carte nuove. Questa c'ha scudo e attacco, non ci interessa. Invece sono carte nuove. Questa è nuova, esce fra 9 giorni. Cura e spine. Mazza, bella questa. Non male, costa 3. Potrei portarmi questo, però è da potenziare. È una bella difesa. Anche se alla fine distruggi carta. Facciamo così. Ci portiamo allora un potenziamento, cioè un coso.
Ci portiamo questa. Ci portiamo questa e ciccia. E nel frattempo magari ci mettiamo pure questa. E leviamo questa. Così comunque gira un po' il deck. Poi vediamo. Invece per quanto riguarda i mostri, ovviamente andiamo solo sul blu. Secondo me non può mancare i sacrifici, perché se no che fa gira. Quindi due sacrifici li mettiamo. Il pinguino dobbiamo mettere per forza. Non puoi non mettere il pinguino e non mette questa. Dove sta sto pinguino non si sa, però mo lo trovo e lo metto. Ad un sacco di mostri nuovi. Ecco, il pinguino lo mettiamo. Ci abbiamo uno slot disponibile. E vorrei mettere una carta nuova. O una carta comunque che non ho mai usato. Allora, vediamo un po' se ci sono carte nuove blu. Ecco, sarebbe da metterci questa qui comunque buona. La nuvoletta. Che comunque para il primo attacco. Anche se questa comunque andrebbe bene con Tesla, perché c'è la stessa skin, insomma. Vediamo un po'. No, capite perché non devo fare sta cosa? Perché ci vuole tempo, purtroppo. Mi dispiace. Ma ci vuole tempo per fare un deck carino e decente. Quindi dobbiamo scegliere. Che fa questo? Più 3 di magia, 7 di vita. Brr, costa 3. E se ci mettiamo un tank, un bel Calamity, sarebbe da potenziare e incantà pure. Questo è carino, c'ha lo stesso potere del pinguino, ma costa 6. Questa è bella fastidiosa, eh? Potenziata e fastidiosa, 5 dei contro magie, cioè quando ammazzi. No, vediamo di metterci qualcosa che aumenti. Se no ci potrei mettere Cinderella, ma alla fine Cinderella non mi dà. Potrei potenziare lui e mette lui per aprire il deck, così c'ha 10 di difesa, mo li metto in mano. Se muore pazienza, se no ciccia. Se no potrei fare calamiti. Però Calamity funziona solo contro gli attacchi. Vabbè, per ora ci portiamo la Doll Priest. Vediamo un po'. Ce l'abbiamo già potenziata. Comunque abbiamo visto che lavora bene col pinguino. Questo più 3 di magia pure lui come tank non è male. Vediamo se abbiamo bisogno di un tank o no. Dobbiamo provare. Poi bisogna vedere un attimo com'è la situazione lì fuori. Adesso il leader. Allora, se pensiamo a magia, potrei andare direttamente da lei che aumenta la magia. Se no, potrei pensare che appena muoio faccio un coso. Lancio magie. O se no, facciamo con distruttive urge. Nel senso che se uccido aumenta dei 3 punti vita. Vediamo un po' che succede. Boom. Basta, fatto. Non ne ho la più pallida idea di cosa sto facendo. Ci abbiamo messo un pochettino. Direi di andare. Vediamo un po'. Prima lo proviamo qui. Più che altro perché non so neanche cosa faccia la carta elettrica. Quindi dobbiamo un attimo valutare la cosa.
Ok, contro il computer, quindi ci darà la possibilità di far girare. Allora, le carte oggetto girano, perché ho due sacrifici, diciamo, e qui ho due sacrifici, quindi le carte dovrebbero girare. Allora, vediamo subito come funziona quella carta. Vabbè. Inizio col pinguino, secondo me è una buona apertura. Magari potrei far così, anche se è sprecato, però mi recupero una carta. Apertura malissimo, già tutte le elite mi ha dato. Vabbè, potevo morire se ero contro qualcun altro. Sacrifici. Sto cercando di vedere un attimino. Ecco, diciamo che alla fine il deck gira, ma vediamo un po'. Voglio sapere lei che fa. Cioè, se io gli faccio così, che fa? Quante volte lancia la magia? Uno. Una volta sola. Ma come una volta sola? Scusa, c'ha One Action Magic More. Scusa, perché non fa? Perché non lo fa? Adesso lo fa, prima non l'ha fatto! Raga, prima non ha lanciato due volte la magia. Meno male che l'ho registrata, perché me la devo rivedere. Non ha lanciato la magia, raga. Quindi deve lanciare 1, 2, e poi c'è la random che fa da random. Cioè, questa qui dovrebbe lanciare di nuovo la magia a caso. In teoria. Però non c'ho un tank. Se mi muore il pinguino, non c'ho più tank. Amo. Sì, arrivo, arrivo. No, credo che c'ho bisogno di un altro tank. Credo proprio di sì. Credo che ho bisogno di un altro tank. Assolutamente sì, raga. Assolutamente c'ho bisogno di un altro tank. Penso che mi farò calamiti a sto punto. È da valutare. Anche perché se mi muore il pinguino là davanti, c'ho bisogno di altri tank, assolutamente. Non è facile come cosa, eh? Non è facile. Allora. Sì, assolutamente leverei a questo punto la ragazza che cura, anche se alla fine non è male. Comunque è buona. Lei, la ragazza che cura, metterei un altro tank. Un altro tank che potrebbe essere questo, che comunque costa uno, che comunque ti fa girare il deck. Che ovviamente non posso potenziare perché non c'ho, però potrei invertirlo con qualcun altro. Vediamo se posso invertirlo. Ovviamente leggendari.
Leggendari blu. A sto punto. Dove sta? Un livello 8 ce l'ho, non si sa. Continuiamo qui. Allora. Metto lui. Di trovare una carta. Perché non me la mette già a livello massimo? Sto maledetto. Ah, beh, però vedi, potrei mettere anche giallo, però. Non ci ho pensato. Potrei mettere un tank giallo invece che. Potrei mettere un tank giallo invece che blu. Perché. Però non mi costa. Mi costa 3. Potrei invertire la Dol Priest con qualche tank. Alla fine. Non è quello il problema. Ah, c'è pure Quetzal potenziato. Guarda un po'. Potrei invertire questo. Allora, niente, ragazzi. Devo un attimo pensare. Potrei mettere alla fine. Anche questo. Dove sta? Perché alla fine c'ha sia difesa magica che difesa fisica, 10 punti vita. Non è male. Resiste un po'. Resiste. Pure bella la skin. Potrei invertire lui con una di queste qua. Vabbè. Oh, io vado a pranzo, se ritroviamo dopo. Moz, dopo finisco Card Monster e partiamo Portal Knight. Vabbè, buon pranzo a tutti e a dopo. Stream Rider ovviamente rimane on e ci vediamo dopo.
a dopo e dopo e adesso. Incredibili. Allora, scusate, è la cena, è il pranzo, anzi. Allora, mi devo mettere quello che modificavo, ci sarebbe più divertente. Allora, Cardmaster, no, Stream Rider, che sta per partire. Nel frattempo ho lasciato a registrare il nulla. Bellissimo.